Ehi, ciao, benvenuti nel mio canale. Ogni bravo chitarrista ha il dovere di effettuare una periodica manutenzione dello strumento. Costantemente le corde e il legno dello strumento si sporcano tra polvere e tutto quello che rilasciate dalle vostre mani. Tutte queste cose appesantiscono il suono e possono determinare un'irregolare intonazione. Oggi vi suonerò la stessa cosa, prima suonata con una chitarra sporca e con le corde vecchie, e dopo la risuonerò con la stessa chitarra pulita con le corde nuove. Non so se con la compressione che YouTube fa con i video che carico, la differenza tra sporco e vecchio e pulito e nuovo si noti più di tanto, ma vi garantisco che confrontandoli con dei monitor buoni e analizzando anche lo spettro sonoro c'è un consistente miglioramento. Magari prima di registrare tagliate queste corde. Comunque, per pulire il vostro strumento non avrete bisogno di utensili da liutaio costosi. La prima cosa è mangiare un ghiacciolo, possibilmente non alla menta perché io li detesto. Prendere lo stecco di legno e ricoprirlo di qualche tipo di carta, o anche la carta igienica va bene. Quindi dovete sfregare ogni singolo tasto tantissime volte fino a quando non rimuoverete tutto lo sporco. Poi controllerete il pezzo di carta e vedrete che c'è un sacco di schifezza tra un tasto e l'altro. Quella schifezza condiziona la vibrazione della corda e quindi questo genera un'intonazione errata. Detto ciò, il video si conclude qui, spero che vi sia servito in qualche modo, che vi abbia divertito. Ringrazio di nuovo Pietro che mi ha lasciato questa fantastica chitarra per fare queste dimostrazioni, che vi ricordo è in vendita, vi lascio la mail qui sotto del proprietario della chitarra se volete contattarlo, se siete interessati a comprare questa dolcezza. Salutatelo da parte mia, se vi piacciono i miei video fatemelo sapere e condivideteli con i vostri amici, se non volete perderveli iscrivetevi al canale cliccando questo bottone qui. Ok, grazie per la visita e ci vediamo la settimana prossima.